Salute, sport e solidarietà sono i protagonisti della settimana della prevenzione al via da lunedì 9 ottobre nell'area congressi dell'Università Federico II in via Partenope. È qui che fino a mercoledì 11 si confronteranno oltre 200 tra medici, esperti e scienziati in 25 tavole rotonde tematiche sulle principali discipline mediche, dall'endocrinologia alla neurologia, dall'oncologia alla nefrologia. Da giovedì 12 poi sarà operativo sul lungomare il più grande ospedale da campo mai realizzato, con oltre 100 medici a disposizione per effettuare visite gratuite. Da lunedì e mercoledì saremo al centro congressi Federico II di via Partenope. Da giovedì invece passiamo dalla teoria alla pratica e quindi apriremo il nostro grande ospedale da campo che già ormai dal 2010 portiamo avanti non solo a Napoli ma in tante altre piazze d'Italia con grande successo, perché riteniamo che la prevenzione sia sì un problema culturale. Noi scontiamo un po' una popolazione scaramantica, se possiamo dire, no? Al sud cerca di rimandare la visita medica e talvolta quando si rimanda si arriva un attimo troppo tardi rispetto alle diagnosi. Quindi il primo punto è culturale e il secondo è finanziario, economico. Alcune prestazioni sono indubbiamente costose. Allora abbiamo pensato, con tanti medici volontari e a fianco di chi non può, di mettersi al servizio offrendo tutte queste prestazioni a titolo completamente gratuito. Nell'area pedonale della Rotonda Diaz è previsto fino a domenica 15 un fitto programma di eventi sportivi, musicali, arie per bambini ed iniziative di solidarietà. La settimana della prevenzione, che vedrà la partecipazione di numerosi testimonial, artisti, sportivi, imprenditori, si concluderà con la Maratona della Salute Prevention Race, che si correrà domenica sul lungomare cittadino. Questa è la peculiarità di questo progetto, il Campus 3S, dove le 3S stanno per salute, sport e solidarietà. Cerchiamo di portare attraverso l'organizzazione di una serie di eventi collaterali, siano essi sportivi, sia essi di spettacolo, quanto più gente possibile all'interno della piazza, in maniera tale da poter parlare loro di prevenzione. Quest'anno ci saranno circa 2.000 ragazzi delle scuole, la mattina affolleranno il lungomare, gli daremo la possibilità di fare tanto sport e di avere anche tante nozioni sulla prevenzione. È importante mettere insieme lo sport e la cultura per la propria persona, è una cosa assolutamente importante, ma soprattutto tutto ciò che concerne l'aspetto medico è direi un fatto straordinario. Napoli è sempre al centro di queste iniziative e condivide appieno tutto ciò che viene da queste che sono iniziative a scopo sanitario. Lo sport e la salute vanno di pari passo, basta soltanto pensare che se noi riuscissimo a far fare più sport alla gente, vedete che riduzione della spesa sanitaria insomma ci sarebbe. Quindi questo è uno degli obiettivi, dobbiamo far sì che lo sport diventi sempre di più un diritto.